Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci ancora in una puntata dedicata a come scrivere una canzone passo passo. Oggi ci occupiamo del testo e come fare per far entrare un testo in una melodia e viceversa. Cantare in libertà. Ovviamente scrivere una canzone significa avere qualcosa da esprimere e quindi portare su un foglio i nostri pensieri. Io quando decido di scrivere non lo faccio già pensando alla melodia che devo utilizzare, ma scrivo di getto quello che mi viene in testa che io voglio esternare. Quindi tutto quello che voglio comunicare lo scrivo direttamente per poi, da quello che ho scritto, estrapolare quello che sarà il testo della canzone. Ad ogni modo, noi possiamo partire scrivendo il testo e poi legarci una musica, oppure, se già abbiamo la musica, l'abbiamo scritta, possiamo scrivere il testo e poi legarlo ancora alla melodia che abbiamo utilizzato. Facciamo un esempio. Proviamo a scrivere qualcosa insieme, così di getto. Oggi stiamo registrando una puntata di Cantare in Libertà e parliamo di come si scrive una canzone. Facciamo finta che questa sarà la nostra strofa. Sappiamo che una canzone è composta da una strofa, poi da un ritornello. Proviamo a fare un ritornello. Sono felice, mi piace moltissimo quello che sto facendo. Così. Poi si può fare un'altra strofa, si può alzare la tonalità, cambiare la tonalità, ripetere più volte il ritornello, ma questo dipende dai nostri gusti e da come vogliamo fare una canzone. Proviamo a mettere degli accordi rimanendo in Do maggiore. Mettiamo Do maggiore e Fa maggiore. Usiamo solo due accordi, così tanto per cominciare, vediamo tipo. Oggi stiamo registrando una puntata di Cantare in Libertà e parliamo di come si scrive una canzone. Qua è finito quello che io ho scritto. Capisco che manca qualcosa e scrivo chissà chi l'ascolterà. Così facciamo anche una rima. Sì. Ovviamente quando noi abbiamo scritto il testo, poi dopo, in base alla musica, dobbiamo ovviamente limare qualcosa, aggiungere o togliere quello che da quello che abbiamo scritto qualche particolare. Quindi proviamo a rifare. Era. Oggi stiamo registrando una puntata di Cantare in Libertà e parliamo di come si scrive una canzone, chissà chi l'ascolterà. Per esempio, decidiamo che questa sarà la nostra strofa. Passiamo al ritornello. Scegliamo quattro accordi per il ritornello. Sol, La minore, Do maggiore e Fa. E quindi farà. Sono felice, mi piace moltissimo quello che sto facendo. Sono felice, mi piace moltissimo quello che sto facendo. Ovviamente la melodia può essere la stessa, possiamo cambiare, prima diciamo felice, poi diciamo sono sereno perché in questo mondo ci voleva il mio canale. Vabbè, abbiamo capito. Poi, sia all'inizio che tra la strofa e il ritornello, oppure dopo il ritornello, si può mettere anche, si possono aggiungere delle parti musicali, tipo dei riff di chitarra, oppure delle cose solo strumentali, affinché non ci sia troppo cantato di seguito, ma si lasci un po' di tempo per assimilare chi ascolta quello che appena abbiamo detto. Ovviamente io ho cercato di darvi solo delle basi per come costruire una canzone. Poi sta a voi, attraverso la vostra fantasia, il vostro modo di essere e di comunicare, di scrivere una canzone utilizzando più o meno note, più o meno accordi possibili, sicuramente
scrivere dei testi bellissimi, raccontare delle storie personali in modo che ogni canzone sia un'esperienza di vita personale da tramandare agli altri. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.